Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Quanto è bello vincere, non solo per il morale, ma anche per la classifica. Adesso l'Europa non è più lontana, il sogno, il miraggio, dista solo 6 punti, ossia il quarto posto occupato dalla Fiorentina. Nessun volo pindarico, però le vittorie scatenano entusiasmo, le sconfitte deprimono e il Palermo però vuole trovare una via di mezzo e non vuole assolutamente volare con la mente, ma resta con i piedi saldamente per terra. Gli esami non finiscono mai e già domenica al Granillo c'è la regina che non farà sconti, anzi... Riprende oggi la preparazione del Palermo in vista della gara di domenica al Granillo contro la Regina. Lo staff medico valuterà le condizioni di Leverani e Carrozzieri assenti contro il Napoli per infortunio. Qualche chance in più per il regista che già contro gli Amaranto potrebbe scendere in campo. Assenti per squalifica invece Bresciano e Nocerino. Oggi pomeriggio a Bocca di Falco conferenza di presentazione del neoterzino Michel Morganella. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamperini, intervistato da Itasportpress.it, predica cautela in vista del prosieguo del campionato. Dico solamente ai nostri tifosi di non dimenticare le 2 sconfitte consecutive prima di queste, 4 vittorie che ci hanno fatto risalire la china. Manteniamo il profilo basso, ha detto Zamperini. Dietro le prime 4 c'è un lotto di squadre che si equivalgono. Metto dentro anche la Roma, che sono sicuro nelle prossime domeniche ce la ritroveremo davanti. Ballardini sta facendo un ottimo lavoro. Sono felice della stagione del Palermo e lo rimarrò anche nel caso in cui non centrassimo il traguardo UEFA. Kier, sinceramente non l'avevo mai visto dal vivo e devo proprio ammettere che mi ha impressionato. E questo è il commento sul difensore danese di Leandro Rinaldi, intervistato da StadioNews.it. Si devono fare i complimenti al direttore Foschi, in quanto credo proprio che sia stato lui l'artefice di questa grande operazione di calciomercato. Si tratta di un giocatore di 19 anni che a mio avviso diventerà un grandissimo difensore. Poi Rinaldo parla della gara di domenica contro il Palermo. Sinceramente mi è dispiaciuto non scendere in campo, ci tenevo, sarà per la prossima volta. Sono 5 giocatori del Palermo impegnati questa settimana con le rispettive nazionali. Oltre al portiere Marco Amelia, convocato sabato dal CT Azzurro Marcello Lippe per l'amichevole di stasera contro il Brasile in programma a Londra, sono stati chiamati dai selezionatori delle rispettive nazionali il danese Simon Kjær per la gara amichevole di mercoledì contro la Grecia, il portiere Uicani convocato per Malta-Albania, mentre Marco Bresciano sarà impegnato per una gara valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali a Yokohama contro il Giappone. Soddisfazione anche per l'attaccante Edinson Cavani che vestirà la maglia dell'Uruguay nell'amichevole di Tripoli contro la Libia. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.